Le chiamano knockout games, partite a eliminazione diretta. Puoi vincere, lo dice il nome, solo per KO, non hai punti. Puoi vincere solo oggi, non domani, men che mai dopodomani. 40 minuti per andare ai quarti, per continuare a sognare, per restare in lizza in uno degli europei più equilibrati e interessanti di sempre. 40 minuti per l'azzurro italiano contro l'insidiosissima Israele, per scoprire ancora di più la vera profonda natura di questo gruppo in profondo divenire. Flavio Tranquillo, Davide Pessina e Stade Pierre Mauroy. Non la resa dei conti definitiva, Davide, però si inizia a fare sul serio, davvero sul serio. Questa è una partita da guardare, da vedere con enorme curiosità. Io credo che la curiosità prima di tutti sia di quelli che del gruppo fanno parte. Stasera, tra 40 minuti di basket, sapranno su di loro, su loro stessi, molto più di quanto non sappiano ora. Il più classico degli esami, una prova di maturità. Dopo le buonissime cose fatte a Berlino, rimetti tutto in gioco e se perdi butti via tutto. Questa squadra non se lo può permettere, non se lo vuole permettere, vuole dimostrare di avere qualità morali che si sono viste, e come già in Germania, in un girone durissimo, affronta una squadra particolare, una squadra strana e per questo estremamente insidiosa, per certi versi meno forte delle squadre di Berlino, ma proprio per questo più pericolosa. Ti offre una sfida diversa, ma io credo che tutto nasca dall'approccio, dalla capacità anche di soffrire se necessario per 40 minuti di questa squadra. Dall'altra parte Israele, che viene presentata in questo momento al proprio pubblico. Non una squadra lunghissima, non una squadra grossissima, una squadra però particolarissima da mille punti di vista e con uno spirito unico. Fate conto, il Maccabi Tel Aviv e la sua capacità di unire Israele elevato a potenza. In più, in un giorno particolare, Capodanno ebraico, una festività molto molto importante, molto sentita, ci sarà tanta tanta attenzione e d'altra parte anche pressione per questa squadra. Rosh Hashanah, il Capodanno ebraico per quello che riguarda l'anno sabbatico e l'anno legale in Israele. Tutti a cena insieme, più o meno come alla nostra vigilia dell'anno nuovo, un po' di partita e poi naturalmente si santificherà la festa prima della palla a due. Lini nazionali alle Stade Pierre Mauroy di Lille. Quasi tutti, preferisce continuare con la concentrazione Marco Bellinelli dopo Fratelli d'Italia, l'inno nazionale israeliano.
speranza. Questo è il nome dell'inno nazionale israeliano. Naturalmente la speranza non è quella di vincere una partita di pallacanestro, ma quella originariamente espressa di avere una terra propria per quello che riguarda cose più mondane come il basket. Questi i tre arbitri della partita. Israele, squadra leggera, squadra che corre, squadra che taglia, squadra che fa delle cose che possono risultare indigeste all'Italia, però sia ben chiaro, da un punto di vista di valori tecnici, con il massimo rispetto dell'avversario degli azzurri, la favorita d'obbligo è quella che veste la maglia oggi azzurra, sono gli altri in bianco. L'Italia poi lo deve dimostrare in campo, però questa è la realtà. La capacità soprattutto, secondo me, di stare concentrati per 40 minuti, di lavorare sulle proprie cose, di snaturarsi per certi versi sarà fondamentale, e soprattutto di avere pazienza. I quarti di finale fin qui l'hanno dimostrato, l'ha dimostrato la Serbia contro la Finlandia poco fa, l'ha dimostrato la Grecia ieri contro il Belgio, l'ha dimostrato la Spagna contro la Polonia. Sono partite complicate dall'inizio, devi avere pazienza, non perdere fiducia, non scoraggiarti se gli altri cominciano bene, devi giocarla lunga, soprattutto se hai rotazioni più lunghe, talento più diffuso e più capacità di giocatori per risolverla. I primi cinque per Simone Pianigiani, torna nel quintetto base Marco Bellinelli, non è al 100%, ma Gallinari, richiesto ieri di un parere, ha detto al 100% non c'è nessuno, si gioca lontani dal 100% fisico, è la natura di questa bestia chiamata Eurobasket, e più vai avanti più sarà così, anche se Italia e Israele hanno avuto un giorno in più rispetto a quelli che hanno giocato il primo giorno per recuperare, questo è importante. Gal Mekele e Raviv Limonad, le due guardie per Israele, il centro lo avete visto, Dior Fischer, che sarebbe di Trinidad e Tobago, è statunitense per scuola, il secondo passaporto, il terzo è quello israeliano ed è quello buono per giocare a livello FIBA, giocatore di Ettore Messina al Real Madrid, giramondo, un lungo molto versatile, ma il duello nel duello è questo, due grandi amici, due persone che si rispettano, saranno avversari per almeno 40 minuti. Danilo Gallinari, Omri Caspi, direi la classe non è acqua in ambedue i casi. Giocatori che si stanno ergendo come protagonisti in questo europeo, non solo per la capacità di mettere punti a referto, per la capacità di andare a rimbalzo, per la capacità di guadagnarsi tiri liberi, tanti tutti e due, specialmente Danilo Gallinari, e per la capacità di essere leader. Caspi, in un gioco abbastanza organizzato come quello israeliano, è l'unico, forse con Mekel, che ha il diritto di poter uscire dallo schema per creare, giocare tanto uno contro uno. La terza opzione è Lior Eliau, Marco Bellinelli, Omri Caspi, nella prossima stagione compagni con i Sacramento Kings, stasera avversari in una partita in cui l'Italia può avere interesse ad alzare il numero dei possessi, non ad alzare il ritmo, sono due cose diverse. Italia quasi 87 di media a Eurobasket, Israele 75, sempre dati relativi a due gironi diversi, quindi non omogenei, solo a 5 partite, e che quindi lasciano per certi versi il tempo che trovano, ma dati che spiegano le tendenze di queste due formazioni. Saltano al centro Andrea Bargnani e Dior Fischer, che è giocatore con estrema elevazione, con un buon tiro frontale e con un gioco di post basso limitato all'essenziale. Il giocatore di post basso per coach Edelstein si chiama Lior Eliau, primo possesso per Israele e subito la partenza con due guardie. Secondo i dettami del Princeton Offense, Mekel gioca il pick and roll con Fischer, riapre per Fischer che da lì può tirare molto bene Bargnani, che frustra il suo tentativo di tiro. Poi il duello tra Gentile e Eliau, grandissima difesa di Ale, 5 secondi per tirare per Israele. Interessantissimo l'accoppiamento di Ale Gentile contro Eliau, lo può tenere fisicamente, è leggermente più piccolo ma è molto più grosso e forte fisicamente. Era un cambio, c'è Gallinari per Eliau e Gentile per Caspi, consegnato per Mekel, contesta Bargnani, bellissimo canestro dell'ex giocatore dei Dallas Mavericks, impredicato durante la scorsa primavera di giocare proprio con Ale Gentile e Daniel Hackett e Niccolò Melli in quel di Milano. Eccolo Gentile, schiaccia per terra per Bargnani, si butta indietro Bargnani, vorrebbe un fischio che non arriva, rimbalzo per Raviv Limonad,
buon rientro per l'Italia, ma non una buona azione offensiva. La prima, blocco di Fischer, uscita per McKellin, seguito da Bellinelli, come al solito fa passare, caccia da dietro, è pericoloso, poi cambio al volo contro Liore Eliau, passo di incrocio di Eliau, gli esce il tiro, rimbalzo per Bargnani, Cinciarini molto veloce dall'altra parte e subito per Bellinelli che ferma la circolazione per giocare il pick and roll, sponda di Cinciarini, mette palla per terra, riapre bene per Gentile che riattacca subito l'area, alza la parabola, due punti Ale Gentile. Quello che vuole fare Israele è occupare l'area, non lasciare spazio per le penetrazioni, magari concedere qualche tiro da tre. L'Italia deve avere pazienza, muovere la difesa, poi lo spazio si trova. Perso Mekel sul taglio, recupera Cinciarini, Mekel gioca da quella posizione o il post passo diretto oppure anche il cosiddetto tight pick and roll, ovvero sia il pick and roll vicino all'angolo. Buonissima difesa di Cinciarini, Gallinari contro Eliau, pick and roll giocato con Bargnani, sponda di Bellinelli, palla che torna nelle mani di Danilo che gioca un altro pick and roll con Bargnani che si allarga invece di tagliare verso il canestro ed ecco il motivo, la tripla del mago, 5 punti in fila dell'Italia. Questo è un tipo di gioco a due che crea problemi a qualunque avversario, se costringe al cambio tra Gallinari e Bargnani la difesa avversaria, Bargnani si può aprire e da lì può punire. Perso Limonada per un attimo, finisce Bargnani addirittura sulle sue piste, recupera Bellinelli, Fischer blocco oltre il limite del fallo, non per gli arbitri, Caspi con un'idea difficile da condividere per il suo numero 15 che tocca per ultimo, brutta palla persa Israele. Con un po' di incertezza in questa situazione, Israele gioca molto di ritmo, se non lo trova può crearsi dei problemi e delle palle perse, questo è il meraviglioso rilascio di Bargnani. Palla non facile di Gallinari in spazi cortissimi, ma bravissimo Andrea Bargnani anche qui a ricevere da Gentile, a buttarsi verso il canestro. Prima la tripla, poi il movimento verso il canestro. Eccellente inizio di Andrea Bargnani. Velo di Eliau, si allarga, contesta Gallinari, buonissima difesa azzurra. Recupero per Marco Bellinelli, 7-0 di parziale aperto per l'Italia. Blocca di schiena Bargnani, riblocca più canonicamente di petto, poi taglia dall'altra parte la palla di Bellinelli per Gallinari, isolato contro Eliau, step back, buonissimo lavoro difensivo di Eliau, 5 secondi per andare al tiro in questo momento, Gentile di mano sinistra contro Fischer, bene per Cinciarini, tutto lo spazio del mondo, buon tiro ma sbagliato dal pesarese, rimbalzo per Omri Caspi, finora tranquillo come Danilo Gallinari, palleggio per Limonad, dentro per Caspi, perso questa volta, il lato debole non arriva, due facili per Omri Caspi. Una brutta comunicazione, Israele attacca anche nei primi secondi dell'azione, vuole correre, vuole alzare il ritmo, sono leggeri. Incrocio in palleggio tra Cinciarini e Gentile, passaggio di ritorno per il neocompagno del numero 5 azzurro a livello di club. Gentile attacca ma c'è Bargnani in quella posizione prima del suo movimento di tiro, il fallo di Raviv Limonad. Nel girone che ha portato da Montpellier qui a Lille, Israele ha difeso benissimo sul pick and roll. L'Italia in questo momento sta avendo pazienza, li sta facendo comunque lavorare da questo punto di vista. Fallo di Caspi e non di Limonad. Pick and roll con Bargnani, giocato da Cinciarini, palla difficile per un lungo, anche se l'idea era buona. Gentile a vuoto, eccolo il contropiede di Israele, così tanto temuto dallo staff tecnico azzurro che ha preparato in maniera particolarmente meticolosa questa gara. Approfittando anche dello spazio dato dal calendario, Mekel contro Gentile che tiene bene difensivamente e poi Mekel sbaglia, l'Italia senza accelerare particolarmente, entrata in palleggio di Bellinelli, sponda di Gallinari, Bargnani deve tagliare, Gentile attacca la linea di fondo, lascia lì Mekel, gran rovesciata di Ale Gentile che a livello fisico è imprendibile per le guardie israeliane, soprattutto se Dior Fischer si deve preoccupare di Bargnani che come abbiamo visto è molto pericoloso da fuori, questo apre l'area e a parte il giocatore col numero 15 per Israele di intimidatori lì in mezzo non ce n'è. Inizio lanciato qui, fallo di Gentile per l'attacco azzurro dopo la prima azione difficile, 4 su 6 dal campo, 5 punti per il mago Bargnani, 4 per Alessandro Gentile che qui lavora contro Mekele che gli taglia dietro la schiena, Caspi si butta contro Cinciarini, Caspi è questo tipo di giocatore, tantissimi isolamenti, tantissimi post passi, uno stile difficile probabilmente da descrivere, proverei con l'aggettivo sgusciante. E poi è bravo a leggere anche i mismatch, l'Italia sta accettando tanti cambi in questo inizio, nell'ultima azione ha finito Cinciarini contro Caspi, sicuramente gli concede qualcosa in termini di centimetri e di chili.
Dentro il primo libero per lui, stile di tiro con rotazione perfetta, anche se magari ci sarebbe qualcosa da dire sulla posizione di partenza del pallone. Oltre 21 minuti di media per i Sacramento Kings, con quasi 9 punti e il 73% ai liberi nell'ultima regular season. Sbaglia il secondo tiro libero, Cinciarini a lavorare in palleggio sul blocco di Gallinari, uscita per Belinelli, piedi a posto, limonati indietro, la tripla, Marco Belinelli. Fatto benissimo per tempi di uscita dal blocco, per tempi di passaggio. Caspi, mezza transizione, annulla gli effetti della tripla del suo nuovo compagno di squadra. Israele rimane a contatto con i 4 punti consecutivi del leader e capitano Omri Caspi. Ribaltamento di Bargnani per il palleggio di Belinelli. Fischer si fa vedere molto lontano, Bargnani a bersaglio. Fischer che esce, esegue il cosiddetto show contro Belinelli, è quello che aveva previsto lo staff tecnico azzurro molto correttamente. Bravo Belinelli a sfruttare l'aggressività degli altri per liberare un compagno. Qui prende il rimbalzo su un'altra buona difesa italiana. Viaggia Gentile, mette palla per terra di mano sinistra contro Caspi, il tiro in precario equilibrio. Rimbalzo di Fischer, transizione guidata da Mekel, riempie bene l'area Andrea Bargnani. Arriva anche Fischer, ribalta per Caspi, si accoppia Gentile, pick and roll giocato tra i due, lob buonissimo di Caspi per Dior Fischer. In questa situazione l'Italia è la peggior difesa dell'Europea, anche i numeri alla mano, ma indipendentemente dai numeri. Fa molta fatica, che questo però non era un passaggio semplice, perché corto per Caspi, infatti fa andare via questa mezza palombella, e Fischer che è molto bravo andare a prendersela. La rotazione, come spesso è successo anche a Berlino, purtroppo in questo caso arriva in ritardo. In queste situazioni, con il bloccante del pick and roll, le avversarie dell'Italia finora viaggiano a 137 punti su 100 possessi. Sono numeri astronomici, letteralmente. Gioco da 3 punti di Dior Fischer, un possesso ancorché pieno di distanza tra le squadre, blocco di Bargnani, Gallinari a lavorare in palleggio sul cambio contro Fischer. Arriva il fallo subito per il miglior giocatore per falli subiti, a pari merito con Dennis Schröder. Pensate quanto alla palla 1 e quanto alla palla l'altro di questo europeo. E questa è una buona scelta. Fischer in queste situazioni cambia, abbiamo detto, sul gioco a due con Bargnani. Israele accetta il cambio, Gallinari a un altro passo può provare a batterlo. Fischer è qui con un aiuto profondo, il recupero su Bargnani che lo porta vicino a canestro. Ultimi 5 secondi dell'azione, lavora Bargnani, aiuto di Mekel, tiro forzato e sbagliato. Buon lavoro di Israele, ci vuole più pazienza e bisogna iniziare prima, probabilmente contro una difesa come quella israeliana. Mekel, forza, grandissima astuzia e lettura di Danilo Gallinari, palla recuperata per il numero 8 azzurro, che gioca lui come fosse un playmaker. Il pick and roll d'entrata, si isola contro Dior Fischer, lo attacca, lo porta al ferro. Mano sinistra morbida, sotto mano vincente, Danilo Gallinari. Straordinaria capacità di estensione, si spazia solo con la lunghezza delle braccia per evitare i tentacoli avversari. E poi non è mancino, vero, mi confermi? Parrebbe di no. Parrebbe di no, l'ultimo controllo, rimbalzo di Ale Gentile, ultimi 3 minuti del primo quarto in arrivo, cerca ritmo l'Italia, attacca subito Ale Gentile, fallo subito, l'autore è Raviv Limonade. Gentile molto spesso in questo primo quarto sta attaccando nei primi secondi dell'azione e quasi sempre è venuto fuori qualcosa di buono, in questo caso guadagna un fallo. Cambio per Israele, fuori Mekele, dentro Ogev Ohayon, fuori anche Dior Fischer che non mi sembra particolarmente felice, e dentro l'esperto e roccioso Yaniv Green, compagno nella stagione 2011-2012 a Teramo di Achille Polonara, con cui ha conversato prima della partita. Blocco di Bargnani, cambio ancora accettato, Green contro Gallinari, dovrebbe essere Zorro contro il sergente Garcia, invece parte una fucilata contro il tabellone, accelera Eliau, arriva Ohayon, rimorchio di Yaniv Green, palla dentro per Eliau che si trova contro Gentile, che prima ha tenuto molto bene il suo post basso. Qui bel taglio di Green, si richiude la difesa azzurra, passi e la decisione di Bolthauser, che dirige con Radovic e Laurinavicius. Ale Gentile sta facendo anche nella metà campo difensivo un grandissimo lavoro, sia sui cambi sia sul suo uomo, tiene fisicamente anche uomini più grossi. Qui per una volta la difesa azzurra si chiude bene dal lato debole. Lavora sui blocchi Belinelli, ancora prende e tira, e ancora prende, tira e segna. 2 tiri, 6 punti, Marco Belinelli. Senza mai cambiare faccia, e questa è garanzia di grande concentrazione.
Poker Face, faccia da giocatore di poker, insegue Ohayon, Eliau riceve al gomito, potrebbe giocare pick and roll con Caspi, cambio accettato da Belinelli, arriva Bargnani e cancella Yaniv Green su questo tentativo piuttosto timido di tiro, sostanziosa prova di Andrea Bargnani all'inizio in attacco e adesso in difesa, Belinelli contro il cambio. C'è gusto a provare la terza conclusione, gli esce questa volta contraddicendo il proverbio. Caspi fa finta di fermarsi, attacca il suo nuovo compagno, arriva Bargnani, Green prova a tenere vivo, fischio arbitrale, Green a rimbalzo sulla schiena dell'avversario, fallo per l'ex giocatore del Maccabi Tel Aviv. Nel corso delle prepartite dicevamo una delle chiavi, rientrare bene in difesa, recuperare sul potenziale contropiede, cosa che finora l'Italia ha fatto con estrema diligenza e grande attenzione. Campo per Daniel Hackett e Nicolò Melli che partecipano alla rimessa in gioco del pallone, qui probabilmente un fallo in aiuto di Andrea Bargnani, tenderei anche a levare il probabilmente, finta del mago, riapre per Belinelli che attacca, gira l'angolo contro Green, la palla finisce quasi accidentalmente in mano a Hackett che scambia con Melli, pick and roll con Bargnani, sponda di Melli che prende un tiro freddo dentro e fuori, rimbalzo per Mekel che è tornato in campo, viaggia in transizione Israele ma finora non riesce a mettere le marce alte, tiro strano ma che gli appartiene assolutamente, di Omri Caspi, suete di Lior e Liao, ci vogliono mani morbidissime per farlo e la capacità di usare il tabellone è quello che ti permette di appoggiarla così dolcemente, un tiro quasi alla Printesis ma ancora più estremo per certi versi, partenza di Bargnani, una la piccola fa un palleggio arresto tiro del genere, lui non è esattamente una la piccola ma ha quel corredo tecnico, sbaglia però, pronto a entrare Cousin, Mekel schiaccia per terra per Eliau, possibile post passo di Caspi, gran lavoro di Melli che poi però rovina un po' tutto, rovinando, scusate la ripetizione, proprio sull'ex giocatore degli Houston Rockets e dei Cleveland Cavs. Eccesso di agonismo in questa situazione, non c'era bisogno di un aiuto così forte, arriva leggermente in ritardo, la cosa buona è che l'Italia aveva ancora un fallo da spendere, quindi niente tiri liberi per Israele. Qui la stoppata di Andrea Bargnani sul movimento lento di Yaniv Green che si è trovato in partita probabilmente prima del solito, cambi per Edelstein con la maglia numero 6, è il momento di Shaun Dawson, figlio d'arte come molti dei giocatori sul terreno, Mekel, blocco di Eliau, gira all'angolo l'ex giocatore dei Mavericks, riapertura per Ohayon che sbaglia, rimbalzo controllato da parte di Melli, ancora Italia senza particolare fretta, Belinelli per Hackett, arriva il solito Cousin, primo blocco, angolo per Melli che riapre per Belinelli e voilà, secondo blocco di Cousin che era già sceso, scende per la seconda volta, adesso va a rimbalzo, il tiro sbagliato da Hackett, il pallone controllato da Ohayon, viaggia Eliau, trova Mekel, ecco la situazione difficile, bravissimo così, bravissimo Hackett, area riempita, rimbalzo preso, capolavoro difensivo in transizione per gli azzurri che hanno due possessi pieni di vantaggio, blocco forte di Cousin per Marco Belinelli, c'è spazio per il tiro da tre, non tradisce Marco Belinelli. Chiusura su una nota altissima dell'Italia, prima una grandissima transizione difensiva, poi la solita sapienza nel gestire il pick and roll di Marco Belinelli che appena vede spazio prende con grande sicurezza il tiro da tre. 3 su 4 da 3 Belinelli, 9 punti per lui, 7 per Bargnani, un eccellente inizio italiano con 9 su 18 dal campo e soprattutto tenendo al 31% gli avversari, 22 a 13. Il primo parziale è azzurro, dice Italia su Israele. Marco Belinelli e Andrea Bargnani, due dei grandi protagonisti del primo quarto per gli azzurri, un primo quarto chiuso avanti sul 22 a 13, la partita è lunga però iniziarla bene mentalmente era fondamentale Davide e non penso tanto ai 22 quanto al 13, al 5 su 16 di Israele che forse una sola volta è riuscita davvero ad azionare il suo contropiede. L'attenzione, l'applicazione al piano partita è finora di altissimo livello, grande concentrazione, nell'altra metà campo 9 canestri dal campo, 7 assist e una sola palla persa, cifre importantissime.
E l'Italia sta decisamente difendendo la propria area, rientrando bene e riempiendola. 8-4 il conto dei punti in area a vantaggio di Bellinelli e compagni. Blocco di Cousin, prova a girare l'angolo Bellinelli, grandissimo aiuto stavolta di Fischer che poi riesce a recuperare su Cousin. Melli, poi Hackett, riblocco di Cousin, linea di fondo di Hackett, fischio arbitrale ancora una volta. Buonissime spaziature e buonissime decisioni sia in termini di qualità che in termini di prontezza per gli azzurri. E buona pazienza, questa è l'altra chiave, prima o poi un modo per batterla, per penetrarla, per trovare buoni tiri, questa difesa lo trovi. Rimessa per Cousin, fuori per Bellinelli, campo per Pietro Radori con la maglia numero 4 nella rotazione di Simone Pianigiani, un uomo sempre più importante, decisivo contro l'Islanda, decisivo contro la Germania e non finisce qui. Melli sulla palla vagante, eccellente salvataggio per Cousin, attacca Hackett, riapre proprio per Radori, extra pass per Bellinelli che attacca molto bene e siamo al Brasile del 70, dentro, fuori, destra, sinistra e poi Hackett a raccogliere i frutti del grande lavoro a centrocampo. Bravissimi, bravissimi, se la muovi questa difesa prima o poi al ferro ci puoi arrivare. Anche perché non sono enormi difensori israeliani, con la cospicua eccezione di Dior Fischer che qui blocca per Caspi, spaziature rivedibili, ecco il pick and roll giocato da Gal Mekel in quella posizione intermedia dove è veramente difficile fermarlo, quello è un tiro che devi tendere a concedergli e che tende a mettere. Segna Mekel, riporta singola cifra di svantaggio Israele, blocco di Cousin, palleggio per Bellinelli, sponda di Hackett che trova Radori che attacca il recupero di Sean Dawson, poi bella penetrazione di Melli, buon tiro per Cousin, fatto bene dall'Italia, ci si spinge a rimbalzo, il fallo è di un rimbalzista israeliano, vediamo se è Caspi, è Caspi ed è il suo secondo fallo. Ancora però muovendo la difesa anche se sbaglia il tiro, questo è un tiro che Cousin deve prendere, ha spazio, la difesa glielo concede, se la muovi la difesa hai buona possibilità di andare a rimbalzo, specialmente dinamico. Prima l'arbitro aveva segnalato nel primo tempo un numero 9, mentre Melli schiaccia su un'ottima giocata di pick and roll degli azzurri, però lo scout dà un solo fallo a Omri Caspi. Il tabellone 2. E il tabellone 2, tendiamo a credere al tabellone perché io me lo ricordo, l'arbitro che faceva 9 nel primo quarto. Eccolo Caspi che attacca Israele che finora non ha avuto tantissimo da Sean Dawson, dicevo figlio d'arte, suo padre Joe Olson Dawson, oggetto di culto per chi, non tantissimi in Italia, ma diciamo selezionati, amavano la CBA degli anni 80, una macchina da punti devastanti, venne a Desio un anno in prova, fece 46 punti, però l'allenatore dell'epoca, Virginio Bernardi, disse un po' individualista, prese Guy Williams e vinse il campionato. Hackett da tre, a bersaglio, sulla faccia di Ohayon. Non malvagio Daniel Hackett. Aggressivo, la difesa gli concede il tiro, lui giustamente la punisce e lo prende. Ottimo l'impatto dei giocatori usciti dalla panchina. Mekel contro Radori che stavolta difende male, fa prendere vantaggio all'avversario che capitalizza poi con un tiro difficile. Dopo Radori aveva difeso bene ma lo ha fatto tagliare davanti e questo è molto pericoloso contro Israele. Blocco di Cousin, palleggio per Hackett che riapre per Bellinelli, la sua classica finta, allarga le gambe cercando un po' il corpo di Ohayon, esce il tiro, Mekel fascia centrale, chiude molto bene Melli, arriva il figlio di Olson Dawson e il suo pallone per Caspi è tutt'altro che disprezzabile. Però questo canestro dimostra invece come ha lavorato bene l'Italia fino adesso, togliendo questo tipo di transizione di canestro in velocità. Zona probabilmente per Israele, palla in post-alto per Melli, attacca Hackett, trovato Melli, tiro con fiducia ma gli esce, salta così bene a rimbalzo, suo l'ultimo tocco nonostante l'opposizione di Dior Fischer, pronto a rientrare gentile e time out Italia. Melli deve prendere questo tipo di tiro, l'unica mia impressione è che lo affretti un po', perché lui proprio lo pensa, dice devo prenderlo e non lo prende con naturalezza, questo te lo fa un po' accelerare, te lo fa prendere non col ritmo normale. I numeri di Israele sono molto molto chiari, 20 tiri, 18 da 2, 2 tiri da 3 finora, l'Italia
25 tiri, 14 da 2 e 11 da 3. Siamo all'interno delle tendenze del torneo, il 63% dei tiri dell'Italia è da 2 contro il 37 da 3 per Israele, la proporzione è 83-17. Non esiste la proporzione ideale, anche perché quando parliamo di tiri da 2 parliamo contemporaneamente di schiacciate e di tiri contestati magari da 6 metri 74 e 99 mm. Detto questo, la proporzione di Israele è decisamente estrema e l'Italia continua a giocare secondo le proprie corde e mi sembra una buona distribuzione, 14-11 per l'Italia. Si gioca secondo le proprie caratteristiche, quelle dell'Italia, di avere tiratori che possono far male alla difesa avversaria. Israele tira molto poco, ma attenzione, bene da tre punti. Molto bene, meglio di chiunque, se per quello, altro tiro da due da distanza intermedia di Dior Fischer, rimbalzo per Aradori, viaggia in palleggio Daniel Hackett che attacca subito Ohayon, ancora Hackett, gran stoppata da parte di Fischer, la palla torna in mano al giocatore pesarese e poi il tiro sbagliato da Aradori, il rimbalzo per Caspi, eccola la transizione israeliana, arriva anche Fischer che va a bloccare, è tornato Gallinari, perso da Cousin Dior Fischer, e quel pick and roll in quella zona del campo è particolarmente scabroso. Soprattutto con accoppiamenti di emergenza, in questo caso c'è da Gallinari su Mekel, non troppo abituato a difendere sul palleggiatore del pick and roll. Zona ancora per Israele, blocco di Cousin, Hackett, entrata molto lenta questa volta, Gallinari per Gentile, Aradori nell'angolo, attacco forse più adatto alla difesa individuale che a zona, e vabbè, attacco, ma di che cosa parliamo? Cioè il numero 8, di cosa stiamo parlando? Senza bisogno di mettere la palla per terra, una capacità di mettersi in ritmo dal nulla per prendere dei tiri unica. Non so come abbia potuto segnare questo tiro, era davvero difficile, palleggio di Caspi inseguito proprio da Gallinari, grande aiuto di Cousin, premiato dagli dei del basket, Gallinari taglia fuori Fischer, la palla la prende proprio il giocatore di Cremona che fa subito viaggiare Hackett, dentro per Gentile, lascia spazio Hackett, è un mismatch, molto bravo Ohayon a levare l'appoggio, solo che prima si era preso Gentile per allacciarlo in un tenero ballo, una buona idea in una sala da ballo, meno su un campo da basket. Buon fischio arbitrale, fallo del giocatore del Maccabi. E bravi gli altri quattro compagni di Gentile a leggere la situazione, vedere il mismatch favorevole, lasciare il quarto di campo per l'uno contro uno ad Alessandro. Campo con il numero 11 per Elishai Kadir, attenzione a giudicare il libro dalla copertina, non è necessariamente un fine dicitore ma è un giocatore molto sostanzioso, panchina per Sean Dawson, abbastanza invisibile a parte quell'assist. A proposito di assist, Gallinari cerca Cousin, non trova questa volta una direttrice di passaggio che gli è particolarmente cara, attacca Ohayon, pronto a tornare Bargnani, Caspi per Ohayon, lavora Gallinari contro il piccolo giocatore del Maccabi. Poi il fischio di Aradori contro Caspi. Aradori dice contatto del tutto incidentale. Per Radovic invece è un contatto non atletico. Generoso, perché comunque stava perdendo l'equilibrio Caspi, stava cadendo di suo e lì poi c'è stato il contatto. Il fischio secondo me è partito presto in questo caso e a quel punto non poteva più tirarlo indietro l'arbitro. Questo invece è il solito problema sul pick and roll centrale degli avversari. Bella la palla battuta a terra di Mekel. Piccherole è così vicino al canestro che mezzo passo di aiuto rende impossibile il recupero e rende invece il primo palleggio possibile quel passaggio, e Mekel continua a giocare in quella distanza intermedia dove onestamente oggi giocano in pochi, quindi giocarci tanto può essere una buona idea, può dare dei problemi agli avversari. Gallinari a lavorare contro la pressione di Ohayon, difesa israeliana che continua a mischiare concetti di uomo e concetti di zona, trovato Gentile che forza un po' dal palleggio dentro e fuori, rimbalzo per Fischer, semitransizione condotta da Omri Caspi, meno 7 per Israele, possesso di palla, arriva Fischer, possibilità di sponda per Kadir, poi Ohayon che attacca di mano sinistra, Gentile, buon aiuto di Aradori, buona rotazione di Hackett che perde però Mekel, buona pazienza di Israele. Time out Simone Pianigiani, Israele con molto metodo ben dentro questa partita. È rientrata difensivamente, ha tolto un po' di ritmo all'Italia e nella metà campo offensiva ha continuato a giocare delle buone situazioni, soprattutto quest'ultima con buona circolazione di palla e buonissimo l'extra pass finale di Kadir per mettere il ritmo tiratore.
Arriva anche il tiro pesante per Israele, il terzo tentato e il secondo segnato per una squadra che gioca un attacco basato sui concetti del Princeton Offense, ovvero sia l'attacco utilizzato dall'Università di Princeton, nota anche per il grande prestigio accademico. L'allenatore che ha perfezionato questo tipo di attacco, Pete Carril, un attacco fondato sull'idea ci sono due guardie, due ali, un centro, non l'uno, il due, il tre, il quattro e il cinque. Il centro è l'hub, come un grande aeroporto dell'attacco, tutto passa da lì. Il primo principio, per molti l'unico principio, è tu guarda l'uomo davanti a te, lui ti dice cosa devi fare, ti anticipa, vai backdoor, non ti anticipa, vai verso la palla. Tutte letture in modo che sia un attacco contro cui fai fatica a difendere. Qui invece è solamente pazienza, penetrazione dentro e fuori, e Kadir fa davvero un bel lavoro. Il backdoor, il taglio dietro la schiena dell'avversario aggressivo, una delle chiavi proprio dell'attacco di Israele anche nella fase prima di questa. Per ora l'Italia da questo punto di vista ha concesso pochissimo. Sale Bargnani, palleggia Hackett, sponda di Gentile, va dentro l'area, cambia marcia, mamma mia, si levano tutti, la paura fa 90 quando penetra Ale Gentile. Con pazienza, testa alta, ha visto la possibilità di arrivare in fondo e ci è andato con grande facilità. Eccellente uscita dal timeout per Ale, sesto punto per lui, ancora McKell nella sua zona, quella intermedia, palla dentro per Dior Fischer, raro post basso per lui, non è proprio un fenomeno, Bargnani lo sa molto bene, regge splendidamente, Hackett per Gallinari, per Gentile, ancora dentro a quattro ruote motrici, fuori per Hackett che non vuole accelerare, ritrova le giuste spaziature, poi prova a sorprendere McKell, trova Radori che prende la linea di fondo, riapertura per Hackett, ancora palla ferma, non un grande attacco questa volta per l'Italia, e allora Gentile dritto per dritto, e sono due tiri liberi, non ti metti davanti e finisce come prima, ti metti davanti e finisce come adesso, si dice in inglese pick your poison, scegli il tuo veleno. Molto molto attento davvero a questa capacità di penetrare. Gentile legge bene la posizione dei piedi del difensore, prima arriva fino in fondo perché nessuno arriva ad aiutare, nell'azione seguente Kadir prova a mettere un po' di fisicità, un po' di contatto, ma con Gentile non è una grande idea. Il tifo azzurro si sente anche all'Estad Pierre Mauroy, ma come facilmente prevedibile l'ambiente è talmente lontano da Berlino che secondo me ci vuole almeno un'intera partita per abituarsi a questo nuovo ambiente. Le luci, tutto quanto, anche la temperatura sul campo è abbastanza fredda. Gentile vola a rimbalzo, trova il pallone, Hackett da tre, sbagliato, gran rimbalzo di Gallinari, stoppato molto bene sotto da Caspi, ultimo tocco per il numero 8 azzurro, Israele tiene botta. Due rimbalzi offensivi molto importanti da capitalizzare meglio, questo è il secondo, gli prende bene il tempo questa volta Caspi, Gallinari non riesce a chiudere. E Caspi è giocatore di timing, di tempismo, palla schiacciata per terra per Kadir, Gentile a seguire Caspi, blocco di Kadir, stavolta Gentile è rivedibile, aiuto di Gallinari però con rimbalzo trovato molto bene da Danilo, guida lui la transizione, blocco di Andrea Bargnani, palleggia come un piccolo, meglio di un piccolo, passa meglio di un piccolo, Bargnani però sbaglia di tantissimo un tiro che normalmente gli appartiene, poi Hackett spende il fallo per fermare la transizione di Gal McKell. Problema fisico credo anche a Bargnani, dopo il tiro è ricaduto male e ha cominciato a zoppicare, ha chiamato l'attenzione della panchina, ha chiesto il cambio. Con Bargnani è sempre impossibile sapere quanto sia grave il problema fisico, va in panchina dicendo beh adesso vediamo, ma senza tradire dall'espressione tantissimo. Vicino a lui Francesco Cuzzolin, l'uomo che lo prepara fisicamente e non solo fisicamente per partite come questa. Kadir, bel blocco, palleggio per McKell, cambio accettato naturalmente da Gallinari, ancora la versatilità dell'Italia e poi Hackett che tiene un lungo anche se è 2 metri e 2 come Kadir in post passo, dimenticandosi di essere un playmaker, non se ne dimentica dall'altra parte, ribalta per Gentile, il solito avanti e indietro, su e giù di Cousin, adesso giù, lascia spazio per Gentile, la schiacciata arriva a gioco fermo, ma Fischer dice la smette questo numero 5 che mi gira la testa, terzo fallo. E Fischer deve essere molto attento perché comunque su alcuni giocatori deve uscire forte, Gentile, Gallinari, Bellinelli, su altri Hackett invece aiuta e recupera, questa volta Gentile gli prende bene il tempo e l'altra buona notizia è che l'Italia è in bonus, quindi due tiri liberi dopo questo fallo. E adesso con i tre falli di Fischer, mentre c'è il cambio interpesarese tra Cicerini e Hackett a livello di playmaker,
Kadir e Eliau vicino a canestro, Caspi, Ohayon e Mekel. Non è l'Islanda Israele in questo momento, ma non ci va neanche lontanissima. La possibilità di sfruttare la superiorità fisica per l'Italia, non necessariamente dopo un passaggio cercare un uno contro uno spallacanestro, ma muovendosi e arrivare al ferro, anche in penetrazione. Sbaglia il libero Gentile, ripetizione però per invasione dall'inizio dell'Europeo. Molta attenzione degli arbitri a questa violazione che ogni tanto viene perdonata ma che è comunque significativa. Il tiro di Gentile è però ancora più sbagliato rispetto a quello precedente, con abbondante uso del palmo come non dovrebbe essere quando si esegue questo fondamentale. Palleggio di Ohayon, trovato Mekel, blocco di Eliau che riceve a centro dell'area, recupero di Gallinari, vola a vuoto Gentile, lo beffa Caspi che sbaglia il tiro dall'angolo, si lotta a rimbalzo, Kadir è davvero un leone, ultimo tocco Andrea Ciccerini. Queste sono le piccole cose importanti, perché Kadir magari lo lasci un po' di più perché non è troppo pericoloso, però è pericolosissimo invece nell'andare a occupare la posizione migliore per il rimbalzo offensivo e concedere extra possessi alla sua squadra. Passa bene sui blocchi Ale Gentile, eccolo il suo duello con Caspi, trovato Ohayon, blocco duro di Kadir, aiuto di Cousin, la solita ricezione di Kadir in quella zona del campo così particolare, vi fa finta di bloccare. Buon lavoro difensivo di Gentile, Caspi non passa, deve forzare Kadir allo scadere di 24, monumentale difesa di Alessandro Gentile dopo un paio di errori difensivi. Radori dall'altra parte, eccolo lavorare, attaccare, riapre per Cinciarini, extra pass proprio per Ale Gentile, linea di fondo contro Ohayon al ferro, non si ferma senza falli Alessandro Gentile. Partita di estrema attenzione, applicazione e concentrazione di Ale Gentile sui due lati del campo. L'ultima difesa su Caspi è stata meravigliosa e qui consapevole che Fischer non c'è e che si può arrivare con la propria forza fisica a provocare il contatto e andare in lunetta per due tiri liberi. Leggo un curioso 6 nella casella dei falli subiti che secondo me dovrebbe ulteriormente stimolare Alessandro, mentre qui vedete le cure del fisioterapista Ogioni ad Andrea Bargnani, a diventare ancora più preciso dalla lunetta. Il secondo non è esattissimo ma va a bersaglio, 4 su 6 ai liberi, doppia cifra per Ale Gentile con lui in campo, più 10 Italia. Cusina girato questa volta da Mekel, sbaglia il momento in cui spostare il peso del corpo in avanti e paga, ma Mekel in questa situazione è veramente un maestro. Blocco di Cousine, prima per Cinciarini, poi per Gallinari, poi riblocco per Gallinari, terzo blocco di Cousine nella stessa azione, Kadir contro Danilo, step back da tre punti sbagliato, si lotta rimbalzo, la palla la trova Gentile, due punti importantissimi anche questi per Ale Gentile. Israele ferma a 28 e ferma a una percentuale dal campo appena sopra i 40%. Cousine prova a stoppare, due punti da convalidare dice Radovic, mentre c'è naturalmente preoccupazione per le condizioni di Andrea Bargnani che rimane in fondo alla panchina. Visto, non sono riuscito però a rivedere bene, questa è una stoppata buonissima, questa è una stoppata buonissima. I tempi di aiuto di Cousin giustamente protesta, erano ottimi. Vi ricordo che la palla non può essere giocata dopo che ha toccato il tabellone oppure in parabola discendente interamente sopra l'anello, non ricorrevano queste condizioni, non ricorrevano quelle del regolamento. Doppio fallo Kadir Cousin, è la decisione arbitrale, contatto iniziale sul body check, poi due che certamente non fanno un passo indietro, la palla rimane all'Italia. Non se le mandano a dire, doppio fallo in questa situazione, forse ci sta, ecco qua, si aggrappa. Oddio, così cerca forse anche di sganciarsi in quella situazione, è l'avversario che lo tira a sé. 25 secondi, 7 decimi per chiudere il secondo quarto, 15 secondi per chiudere l'azione, un'azione importante psicologicamente per l'Italia, sul più 8 per gli azzurri. Blocco di Cousin, attacca a Radori che viene raddoppiato, butta via malamente il pallone, Kadir per Dawson al centro dell'area, gli esce, bel rimbalzo di Alessandro Gentile, 5 secondi, 4 secondi, Gentile controlla la situazione, prende lo step back da tre cortissimo, che rimbalzo di Aradori che ruba nell'accezione migliore del termine, due punti, non
con un secondo quarto scintillante di Pietro Radori, ma è uno fatto così a naso per la palla. Questi due punti valgono doppio, valgono quattro minimo. Dopo l'errore poi valgono davvero di più. In più, molto cinica, molto lucida l'Italia, punisce l'errore di Dawson che prende un tiro senza senso a 8 secondi dalla fine e lascia la possibilità all'Italia di chiudere con un canestro. Il papà di Dawson ne avrebbe presi due di tiri in quel tempo, pur di avere poi più tempo per fare dei punti. E il figlio direi che quella parte l'ha ereditata. Il DNA è DNA, a proposito di DNA, Ale Gentile, 12 punti, 6 falli subiti. 4 su 6 ai liberi, 4 su 7 dal campo. Italia bilanciata nelle realizzazioni, 7 di Bargnani, 9 di Bellinelli e un Gallinari da 2 su 5 e 4 punti per ora tranquillo. 13 dall'altra parte per Mekel, 8 per Omri Caspi. L'Italia avanti 40-30, punteggio tennistico, ma non fidatevi dei vantaggi in questo Eurobasket 2015. Ricco intervallo, ancora più ricco secondo tempo e ancora più ricco post partita. Il 203 è il vostro canale per Euro. Ancora all'Estad Pierre Mauroy, tutto pronto per ricominciare, tutto pronto tranne Andrea Bargnani, sostituito nei primi 5 da Marco Cousin, non giocherà in questa partita, un problema in una zona molto delicata per Andrea, diciamo polpaccio come prima indicazione, con anche qualche ripercussione sulla caviglia. La speranza è che l'entità dell'infortunio possa non essere grave, ma per questa partita è impossibile rischiarlo e quindi azzurri senza Datome e senza Bargnani, giocano anche per loro, ma non giocano una grande difesa. Qui il taglio di Liore Lihau, alza le braccia al cielo coach R.S. Edelstein, perché effettivamente questo è il tipo di basket che predilige. Bellinelli per Gallinari, Gentile il migliore degli azzurri nel primo tempo, chiama Cousin che parte da una distanza siderale, poi Mekel aiuta l'Italia commettendo un fallo secondo me evitabile. Cousin è bravo, però guardate da dove partiva, ora che arriva se ne vanno dei secondi, eh? Sì, e questo invece è un raro errore difensivo di distrazione dell'Italia in questa partita. Una delle cose più positive del primo tempo è l'applicazione con cui hanno messo in pratica il piano partita, soprattutto difensivo. Grande palla di Gentile, così non riesce a raccoglierla, la raccoglie invece Israele. Caspi per Limonada, schiaccia per terra per Eliau, mismatch contro Bellinelli che tiene molto bene il mismatch. Gallinari idem, ma Gallinari li marca tutti viste le sue caratteristiche. Cincerini, buona rotazione, ancora ora Bellinelli a tenere, grandissima difesa di Marco, possesso per gli azzurri, è un mago in post-passo contro quelli più grandi di lui. E di nuovo grande applicazione, grande capacità di aiutarsi, grande capacità di sacrificarsi anche in situazioni di emergenza, cosa che ha contraddistinto il primo tempo dell'Italia. Vuole il blocco Bellinelli, ha chiesto questo gioco, pugno laterale a Cincerini. Allunga le mani sulla partita Marco Bellinelli, è un ottimo segnale, continuo, non inquadrato in questo momento, colloquio con Pianigiani. Qui guardate con quale esperienza peschi il fallo di Limonade. E questo è importante, già due falli per Israele, mandarli presto a commetterne quattro, quindi a garantirsi tiri liberi per l'Italia sarebbe fondamentale. Attacca Bellinelli, blocco di Cousin, blocco aggiustato, è un fallo in attacco, è corretta la decisione arbitrale. Cousin deve anche ragionare in termini del nuovo contesto senza Bargnani, in cui spendere un fallo naturalmente ha un valore diverso. Questo è il secondo per l'ex pesarese. E questo è il problema, perché non c'era il tempo giusto tra lui e Bellinelli. In quelle situazioni tendi involontariamente ad adeguare il blocco, ma è fallo. L'idea è quella di aiutare un compagno, Bellinelli ancora ruotando, andando ad accoppiarsi con Fischer a rimbalzo, dove Gallinari è solo contro i due lunghi avversari. L'ultimo tocco è di Liore Lihau, il possesso per l'Italia che ancora una volta riesce a tenere fisicamente dentro la propria area in questa nuova situazione senza Andrea Bargnani. E qui è Gallinari da solo, c'è un piccolo aiutino di Bellinelli, ma queste sono piccole cose di esperienza, di mestiere. Importante che adesso l'Italia capisca che Israele è partita più aggressiva, vuole alzare anche un po' il ritmo, attacca prima nell'azione rispetto al primo tempo.
Cousin per Gentile, spazio, piedi per terra da tre punti, non si è raffreddata la mano di Alessandro Gentile negli spogliatoi, doppia cifra di vantaggio per l'Italia, 15 pesantissimi punti di Alessandro Gentile, Cincerini a lavorare contro Mekel, cambio accettato da Gentile, Cincerini su un mismatch contro Caspi, deve un po' ruotare la difesa, azzurro lo fa molto bene Danilo Gallinari, ancora meglio di lui Andrea Cincerini, eccellente Italia difensiva, la migliore finora di questi europei per continuità. Bellinelli dentro per Gentile, Gallinari fa vedere le mani pronte a Gentile, poi taglia all'interno dell'area, palla in aria, palla dentro, fallo subito, è un grande Alessandro Gentile, è Ale l'Ariete, ma questo è un capolavoro, con rispetto del film con Tomba e Michel Hunziker, questo è un capolavoro, quello un po' meno. Dominio Gentile in questo momento della partita, dal secondo quarto in poi capisce che ha vantaggio fisico sui suoi avversari, ma non solo, ha spazio per prendere anche il tiro a tre punti come prima, sta interpretando la partita in maniera perfetta. 12 novembre 1992 c'è scritto sui documenti alla voce data di nascita di Alessandro Gentile, attacca Mekel, prende ancora il contropiede, così Cincerini con un'altra cosa preziosissima ed è la seconda consecutiva in difesa, mantiene il controllo del pallone, lavora in palleggio contro Eliau, poi fa arrivare tutti, l'Italia ancora una volta non attacca nei primi secondi, blocco di Cousin per Gallinari, legge la situazione, Eliau contro di lui, consegnato per Bellinelli che non indugia, il tiro esce, cerca la palla Gentile, la trova difendendola Omri Caspi a tutta velocità con Eliau, passaggio in salto per Dior Fischer, si accoppia Gallinari, fuori per Eliau, fuori per Caspi che lavora in palleggio contro Cousin che muove i piedi anche se in svantaggio, prova a tenere Caspi di esperienza alla Gallinari portando a casa il fischio e il terzo fallo di Marco Cousin. È andato proprio a cercarlo in questa situazione, poi è arrivato anche Gentile in aiuto, mi sembrava forse più suo, però il contatto è precedente e vediamo in effetti, non mi sembra Caspi, chiedo scusa, non mi sembrava in diretta che stesse per cominciare il movimento di tiro, in realtà rivedendo il replay è giusto anche che ci siano due tiri liberi, terzo fallo di Cousin, importante adesso che Melli sia pronto da subito. Niccolò Melli con la possibilità anche di far uscire dalla panchina Achille Pallonara che potrebbe guadagnare una posizione nella rotazione stante l'assenza almeno fino al termine di questa gara di Andrea Bargnani, tiro libero per Omri Caspi, sbagliato anche questo, Israele ha i tiri liberi pochissimi e malissimo finora, 1 su 4 per Caspi, 2 su 5 di squadra, l'Italia con 7 tiri liberi in una partita relativamente fisica, però c'è Ale l'Ariete, attenzione Bellinelli per Cicciarini da tre, Andrea Cicciarini, parzialone Italia in uscita dagli spogliatoi, pazienza, difesa, tranquillità in attacco e capacità di trovare l'uomo libero, quest'ultima azione ne è la dimostrazione. Lo scout dice 1 su 2, 3 punti per Andrea Cincerini, gli occhi dicono un'altra cosa e lo scout va anche scandagliato perché all'interno dello scout c'è più 18 nella voce plus minus o plus minus che sia con Cincerini in campo in 13 minuti, attacco e difesa. Il tiro è importante, ma quello che ha fatto Cincerini in difesa con quella rotazione e quel rimbalzo difensivo nel traffico vale almeno come un paio di canestri. Tanto vi assicuro, il problema di segnare un canestro questa squadra, anche senza Gigi D'Atome, anche senza Andrea Bargnani, ce l'ha relativamente. Fatta bene però, la penetrazione di Gentile costringe la difesa alla prima chiusura, finta di Bellinelli, salta la difesa e questa è la carica di Danilo Gallinari. Cincerini, dopo la partita con la Spagna, gli ultimi minuti e i 5 minuti supplementari, ha preso una fiducia enorme, quello di cui aveva bisogno, ed è un altro giocatore fondamentale. E senza fare il libro cuore, Andrea Cincerini ha avuto una preparazione difficile, un inizio di torneo difficile. Una cosa è dire
do fiducia, un'altra cosa è far sentire la fiducia. Secondo me la squadra, e in specifico il leader, è quello che gli urlava, nel senso migliore del termine, nelle orecchie, gliel'hanno fatta sentire davvero. Non c'è dubbio, più è diventato papà durante la preparazione. Credo che dal punto di vista emotivo sia una cosa che ti drena molte energie. No, assolutamente. Una passeggiata, un altro giorno in ufficio. Ribaltamento di Fischer, per Eliau il solito passo e tiro. Eliau è un giocatore unico nel panorama europeo. Il re del tiro strano, ma veramente con questo passo d'incrocio e sempre usando la tabella, non la usasse quei tiri lì, finirebbero tutti perlomeno in lunetta. Per una volta Danilo Gallinari è il secondo migliore interprete di Ofamo Strano sul terreno. Qui blocca per Bellinelli, già dall'altra parte per Gentile. Eccolo Danilo Gallinari. Lo fa normale questa volta, ma gli esce, era un buon tiro, rimbalzo lungo per Yogev Ohayon, arginato da Melli, si accoppia Bellinelli con Omri Caspi che vuole giocare il pick and roll. Melli va a contestare il tiro in ritardo, tiro sbagliato, Bellinelli ancora si batte contro Fischer e ancora Cicciarini presentissimo nelle pieghe della partita, entrata veloce con il pick and roll, il riblocco, poi Gallinari che non trova Bellinelli, anticipato addirittura da Dior Fischer che dice guarda che quello adesso però lo devi prendere tu a Eliau, marcature sbilanciate per Israele, perso Gallinari, Ofamo Strano stavolta, se lo fa Eliau, lo può fare anche l'uomo da Graffignana, in giravolta, Danilo Gallinari. Pazienza, questa è la chiave, ci sono mismatch favorevoli, non ci si accontenta del primo, si fa muovere la difesa, si arriva al tiro al ferro. Bruttissima difesa questa volta di Ale Gentile, spende il fallo avendo distribuito male il peso del corpo. Per l'ennesima volta, appena cala la tensione, vedi quante difficoltà ci siano naturalmente a difendere per gli azzurri. Per questo, questa che invece è una buona azione difensiva, anche se poi Eliau ha fatto il miracolo, è ancor più da rimarcare. Gallinari accetta il cambio contro Mekel, il suo palleggio di esitazione, Gallinari lo salta e poi lo rimanda al mittente. Eliau più strano di prima, rimbalzo di Melli, grandissima difesa di Danilo Gallinari, grandissimo rimbalzo di Niccolò Melli, più 17 Italia, metà di terzo quarto, taglio forte di Melli, Gentile a lavorare, scambia con Cicciarini, non è successo molto e allora Gentile, cambio accettato da Fischer con tre falli, Gentile 4 secondi, deve forzare, mamma mia, deve forzare, mamma mia, ma è all'Ariete, ancora lui. Ma che partita, ma è la lucidità di Gentile, al di là di tutto, delle cifre, della presenza, la lucidità con cui sta giocando la partita sui due lati del campo. Come in Fantozzi, 21 erano e sono i punti di Ale Gentile, 21 e c'è un quarto e mezzo da giocare. Caspi per Eliau ancora una volta con tempi tutti suoi, alza il pugno di Colomelli, sale il grido Italia Italia dagli sfalti e sono 3, 4, 5 azioni difensive continuamente ad alto livello, anche senza Bargnani, anche senza Datome, anche con i tre falli di Cousin, notevole. E notevole soprattutto la sicurezza, la calma in cui sta giocando questa partita l'Italia, da grande squadra, da squadra che ha grande fiducia dei propri mezzi. L la chiamata per l'Italia, il papà di Danilo Gallinari giocava un altro tipo di L, ma sempre di pick and roll laterale si trattava, dietro la schiena Bellinelli sontuoso, alza la parabola, gli esce, segue Ofamo Strano, anche a San Giovanni in Persiceto, rovesciata di Marco Bellinelli, vola via l'Italia. Al momento totale controllo della partita degli azzurri. Eliau dentro per Kadir, palla in tribuna, salva Caspi ma direttamente nelle mani del suo amico Danilo, fascia centrale per Gallinari, dietro la schiena Cicciarini vede luce, bene per Melli che ha spazio per il tiro da tre, fiducia Niccolò Melli, Italia avanti di 25. 19 a 4 il parziale dopo l'intervallo, i 4 punti sono il capolavoro dell'Italia, i 4 punti concessi. Mekel che ferma il parziale, Cicciarini in recupero su Mekel alla disperata senza riuscire a fermare l'ex giocatore dei Mavericks.
Gallinari contro Ohayon, in questo momento perso da Kadir, cerca il contatto falloso e il famoso tiro strano, stavolta né uno né l'altro. Melli ferma Ohayon, sarebbe un po' da rivedere quello che è successo sotto il canestro di Israele. Gallinari era abbastanza convinto di aver subito il fallo, va a riposare in panchina. Ecco qui Marco Bellinelli, se non riesci la prima volta perché non fare una bella scucchiaiata di sinistro senza tabellone? Non era abbastanza difficile il primo, ha voluto dire vabbè allora ve lo faccio ancora più difficile, allora lo famo ancora più strano, e lo sta facendo strano ma nel senso migliore del termine l'Italia in questa partita. Mai rilassarsi nel basket per nessun motivo, più che mai con quasi 13 minuti sul cronometro, ma un terzo quarto di grande applicazione per gli azzurri. Ohayon contro Bellinelli che si fa battere lungo la linea di fondo, e ancora Cicciarini, uomo ovunque, subisce il fallo di Ohayon, tutti i piedi per Ciccia. Un terzo quarto in difesa monumentale, e Gentile e Bellinelli non inquadrati fanno immediatamente dal loro numero 20 a dire continua così che stiamo andando bene. Mica un bel fallo di Ohayon. No, infatti è stato fischiato giustamente l'antisportivo, e cosa può fare Israele in questo momento se non provare a sporcare la partita, renderla nervosa, renderla brutta, farla giocare nel fango? Giustamente l'Italia non fa una piega, tutti alzare Gentile, nessuno reagisce al fallo, non ha nessun interesse nella nostra nazionale a farsi tirare una partita, a farsi attirare adesso in una partita di nervi. 0 su 2 di Cicciarini dalla lunetta, ma il possesso rimane agli azzurri. Melli e Polonara vicino a canestro per Simone Pianigiani. Attacco guidato da Cicciarini contro la difesa che è ancora individuale per Israele, anche se con tutti quei cambi a tutti gli effetti è come se fosse una zona. Gentile, zona, uomo, mista, non c'è differenza. Dentro con la moto, to deve aver subito un fallo, to due tiri liberi per Ale Lariete. E la capacità dei nostri giocatori, Gallinari, Bellinelli, ma anche Gentile, di subire falli, di andare a prendere tiri liberi in tanti momenti della partita è importantissima, e lo sarà ancora di più l'Italia dovesse andare avanti. 8 falli subiti di Alessandro Gentile, Italia avanti di 22 senza Gigi Datome dalla palla a 2 con 12 minuti, peraltro eccellenti tra l'altro, di Andrea Bargnani, con un Danilo Gallinari finora da 3 su 8 per 6 punti, ma con lui in campo più 21, ed è più 23 per Gentile, più 22 per Bellinelli, più 24 per il già citato ma non abbastanza citato Cicciarini, diventa più 25 adesso con il tiro libero. È davvero un'Italia che comincia a formarsi davanti ai nostri occhi, quell'idea di viaggio è l'idea che stiamo vivendo ed è un bel viaggio. E soprattutto dimostra grande sanità nel gruppo, perché grande salute nel gruppo, perché insomma avere protagonisti diversi senza che nessuno si senta trascurato di volta in volta è una cosa caratteristica delle squadre con la S maiuscola. Melli stoppata, arriva il fischio in ritardo, Melli si accusa immediatamente del fallo commesso su Kadir, era caduto nella finta, ha cercato generosamente di provarci ma la stoppata è stata fallosa. Eccolo Bargnani che si allontana dal campo per andare negli spogliatoi, speriamo veramente che possa recuperare, che l'Italia possa giocarsi le sue chance, se come tutto fa pensare in questo istante ci saranno ancora delle partite da giocare perlomeno con Andrea Bargnani, non dico Gigi Datome, quello è impossibile, ma almeno Andrea Bargnani sarebbe importante, sì, ma anche per lui, perché davvero dopo un inizio di europeo difficile, tante critiche che gli sono piovute addosso, secondo me dalla partita con la Spagna, dall'ingresso in quintetto ha completamente cambiato il suo atteggiamento, il suo modo di giocare, il suo ruolo nella squadra, è diventato quello che tutti vorrebbero che fosse. È passato adesso davanti alla nostra postazione, sta recuperando il suo posto in panchina, ma zoppica. Non sembra onestamente che sia felicissimo e ottimista, però dobbiamo assolutamente aspettare almeno la giornata di domani per fare qualsiasi valutazione al di là di quelle immediate. Bellinelli per Polonara, attacca il recupero, palleggia il resto, tiro del mancino a Coletano, è grandissimo Italia Lille. Glaciale, a parte il clima che c'è intorno a lui che fa freddo, ma veramente bravo, freddo, finta, palleggio, resto e tiro, non ha visto tanto il campo ma dimostra di essere pronto. Ho visto un tuffo della pantera di Maddaloni sul più 24. Sì, la pantera di Maddaloni, scusa, mi fa molto ridere.
fa meno ridere però i difensori israeliani in questa partita. Dentro Mekel, per Caspi si leva Bellinelli, ancora una volta vince un duello e ancora Cincerini, assist per l'uomo da Battaloni, sotto mano vincente Ale Gentile. Si amplia il margine di vantaggio, infortuni o falli non fanno differenza. Israele in questo momento soccombente rispetto agli azzurri. Melli favoloso in difesa, Dawson contro Polonara, bravo anche Achille, tiro corto, rimbalzo di Melli, eccellente lavoro difensivo per gli azzurri che adesso hanno grande velocità orizzontale sul terreno con Melli e Polonara, fanteria leggera nel settore lunghi contro una squadra leggerissima che in questo momento ha Kadir e quattro esterni, e Kadir è 2 metri e 2. Cincerini in palleggio contro Dawson, fuori per Bellinelli, la sua solita finta contro Mekel, la tripla, Marco Bellinelli. Terzo quarto da fantascienza dell'Italia, la perfezione in campo. Israele a 39 con il 38% dal campo, il 36% da 2. È vero che al 50 da 3 lo sporca un attimo qui Ohayon, magari un tiro da 3 ogni tanto, 7 al momento, un tiro da 3 ogni tanto potrebbe aiutare, ma diciamolo sommessamente, 6 secondi, 5 secondi, palleggio per Bellinelli, da ancora più lontano, sbagliato Melli al volo, a rimbalzo, non arriva il fischio arbitrale sperato da Melli. Terzo quarto fantascientifico per gli azzurri, 6-8-3-9, 10 minuti al termine. 28-9, 9 punti concessi a Israele, bravissimi, partita totalmente in controllo, adesso solo da gestire. Ancora è stata Pierre Mouroua, Italia 68, Israele 39. Dilagano gli azzurri in un terzo quarto che per una volta non è figlio di una straordinaria prestazione balistica o del fatto che 1/2 giocatori siano impazziti nel senso buono. Una prova di squadra, S maiuscola, Q maiuscola e tutte le altre maiuscole. E attenzione, io ripeto questo, l'attenzione, la capacità di rimanere concentrati sulle cose da fare, sulle cose da togliere agli avversari. Adesso giustamente Simone Pianigiani allarga notevolmente le sue rotazioni, entra con un quintetto tutto fatto, composto da giocatori della panchina, fa il suo esordio anche Amedeo Della Valle, c'è da gestire le energie per le prossime probabilissime partite. Aradori, Melli, Hackett, Polonara e Amedeo Della Valle in campo per gli azzurri. Della Valle 9 minuti nel torneo prima di stasera, Polonara 10. Gli altri meno utilizzati da Pianigiani, Cusin 47, Melli 49, con il caso da Tome 32 minuti ma in due partite e solo per questioni di infortunio. Per darvi un'idea, Israele ha una rotazione comunque molto più corta con giocatori come Rothbard 16 minuti, Timor 24, lo stesso Yaniv Green 30, lo stesso Dawson 49 che non sono stati utilizzati per scelta, e la rotazione italiana è stata un fattore nel secondo quarto per provare l'allungo che poi si è materializzato nel terzo. Aradori attacca Eliau, tiro difficile ancora, Melli che sta prendendo fiducia e sicurezza di possesso in possesso, un po' sfortunato, sembra voler commettere il fallo Della Valle ma gli azzurri si libera del pallone prima che il giocatore di Alba possa farcela. Il tiro come al solito di Eliau che tira da un'altezza e in un momento in cui tutto ti aspetti tranne che un tiro, forse un passaggio, forse un lob ma non un tiro. Ma veramente, poi dalla posizione del corpo da cui le fa andare bassissima. Hackett per Polonara, per Della Valle che chiude il palleggio, riapre per Polonara, tiro da tre sbagliato, rimbalzo del figlio di Olsom, poi Mekel dall'altra parte, blocco di Kadir, falloso anche se non segnalato come tale. Hackett deve accettare visto il blocco, il mismatch, prova a battersi, arriva il fischio arbitrale, due tiri liberi per il lottatore in maglia numero 11, punito secondo me più per l'intenzione che non per il reale contatto che c'è stato, perlomeno questa è stata la mia impressione al vivo. Passa il braccio, non lo tocca però l'arbitro vede quel movimento e gli fischia comunque fallo. È una questione solamente tecnica, il punteggio è 68-39. Kadira preso Hackett sul blocco e non esagero, lo ha spostato di 2 metri, quindi forzando il cambio. Hackett tiene il cambio,
se anche ci fosse stato un contatto millimetrico, e non c'è stato, ce l'ha fatto vedere il replay, tra i due il contatto veramente importante è quello del blocco, e non è una questione di cosa c'è scritto sulla maglia, ripeto, per me sono un giocatore bianco e un giocatore azzurro, ma il giocatore bianco ha fatto una cosa molto fuori dallo spirito del gioco, il giocatore azzurro cercava di tenere, qui subisce il fallo di Mekel e lo faceva Benino in un mismatch. Gli arbitri a questo livello devono riuscire a fare quel salto di qualità. Però è dall'inizio dell'Europeo che non tollerano le mani addosso in situazioni, ma anche solo sfiorare l'avversario in situazioni in cui non c'è vantaggio per la difesa. Puniscono il difensore che vuole passare forte sul blocco, però concedono tantissimo ai bloccanti. Ormai è proprio una tendenza evidente. Centro area per Hackett, fuori per Della Valle, senza paura! Senza paura! Amedeo Della Valle! La leggerezza con cui entra questo ragazzo, che è il punteggio quello che è, ma l'ha già dimostrato in altre situazioni, la leggerezza della sua giovane età. Che bella età però! Che bella età davvero qui sugli azzurri, Kadir contro Melli, gli leva l'appoggio, poi contesta il tiro, non si passa con Nicolò Melli, Hackett a tutta velocità, angolo difficile, gran canestro di Daniel Hackett, Italia dilagante anche con gli ultimi uomini della rotazione, ma questa è la nazionale, in campo ci sono giocatori sicuri, certi e con uno spirito molto preciso dentro la palla per l'uno contro uno di Eli Howe, questa volta il suo perno non riesce a chiudere Nicolò Melli, torna a segnare Israele, 30 rotondi punti di vantaggio per gli azzurri, una prova a dir poco convincente da un punto di vista mentale, bello scarico di Melli per Pietro Aradori, tiro di alta qualità anche se sbagliato, viaggia Mekel dietro la schiena per Eli Howe, schiaccia per terra Polonara, capisce tutto, arriva prima, ruba e fa viaggiare Daniel Hackett, transizione con Melli che tratta il pallone che adesso è leggerissimo, una piuma nelle mani degli azzurri, viaggia da un lato all'altro del campo, calma un attimo la situazione Daniel Hackett che è preso nel cambio da Kadir, lo attacca in palleggio, riapre per Aradori, scadere dei 24, deve provarci Polonara, Hackett ha perso un po' troppo tempo contro Kadir, però il cronometro entra negli ultimi 7 minuti di partita, striscione del traguardo abbondantemente in vista, Dawson per Eli Howe, il solito tiretto, punti 2. Guardate che è molto più difficile fare quel tiretto che un tiro normale, è vero che gli cambia il tempo, quindi spesso prende il difensore sul tempo, scusate la ripetizione, però poi devi segnarlo, lui li segna, incredibile. E li segna per davvero Aradori, per Hackett, ancora Aradori dentro per Polonara, pronto a tornare Cousin, gli azzurri prova a tenere, davvero piccola Israele in questa partita in cui Fischer non è mai riuscito a essere un fattore, Melli con il tiro sbagliato Della Valle da dietro, tocca il pallone, cala naturalmente la concentrazione. Le squadre pensano al loro futuro, per Israele è continuare a costruire, magari aggiungere qualcosa in termini di qualità, per l'Italia è i quarti di finale, anche se mancano 6 minuti sul campo non c'è un Israele che dia l'impressione di poter neppure immaginare il miracolo, blocco di Nicolò Melli, palleggio per Aradori, retromarcia del Bresciano, ultimi 8 secondi, arresto un po' rivedibile, Melli lottando sul pallone. Questo secondo tempo, per vi faccio due nomi, Andrea Cinciarini e Nicolò Melli, è veramente manna che viene giù dal cielo. Bravi loro, però farsi trovare pronto, soprattutto Melli, ha giocato a singhiozzo in questi europei quando c'è stato bisogno di lui, a volte di due falli, a volte di fisicità, a volte della sua capacità di aprire il campo, lui ha sempre risposto presente. I frutti li ha raccolti oggi, purtroppo per l'infortunio di Bagnani ha avuto più minuti, lui ha risposto davvero nel miglior modo possibile. È impressionante come questa squadra finora sia stata sempre in grado, Hackett sbaglia, di trasformare una cosa apparentemente negativa in una cosa alla fine positiva. Sconfitta con la Turchia, reazione. Infortunio di Datome, reazione. Infortunio di Bargnani, reazione. Questo è un segnale inequivocabile. Di grande salute, di grande fiducia, di grande capacità di ognuno dare qualcosa in più nei momenti di difficoltà e soprattutto quello che porta a fare grandi risultati. Della Valle sente il contatto,
non sente il fischio, si volta verso la panchina e dice: non hanno fischiato. E Pianigiani gli dice: ah, ma lo scopri adesso com'è il campionato europeo, aspetta il fischio, cerca di tornare indietro e correre, va? Però infatti l'ha fatto, però voglio dire, dicevamo, la giovane età però paga anche, da qualche parte devi pagare il prezzo, in questo caso Della Valle l'ha fatto. Gallinari, difficilotto contro Dosso, un gran rimbalzo di Cusini, in precedenza stoppata da leader di Gallinari, in recupero difensivo su Elihau, le braccia di Sean Dawson trovate da Daniel Hackett, il papà Joe Awesome Dawson, 23 anni di basket, 6 paesi visitati, Grecia, Venezuela, anche l'Italia, come detto, sia pure in prova, e poi in Israele, dove ha segnato in carriera 5.765 punti. Era un giocatore di 1,92 m, ma praticamente un 4,5 m, un piragna terrificante delle aree, fallo subito da Hackett. Giocava in squadre CBA con dei nomi che voi giovani neanche immaginate, i Bay State Bombardiers, i Maine Lumberjacks, davanti a 200 quando andava bene, e tutti i giocatori del quintetto lottavano per poter tirare loro, perché era la possibilità di farsi vedere o da una squadra NBA o da qualche buona squadra europea. Ancora Della Valle, Austin Dosso meriterebbe un romanzo e dovrebbe scriverlo Federico Buffa, il suo biografo ufficioso. Probabilmente però non il compagno di squadra più popolare del mondo. Beh, l'ultimo passaggio risale agli anni 60, quando aveva 5 anni gli è caduta una palla dalle mani. Ha detto no, mia, ridammela. Il figlio prova a passare, ma direttamente nelle mani di Hackett, Della Valle, tanto è leggera, prende il tiro, lo sbaglia, rimbalzo per un attimo controllato da Gentile, altro tuffo di Gentile, fallo di Amedeo Della Valle, Gentile rimane a terra un decimo di secondo di troppo, si rialza solamente adesso, è un decimo di secondo che dura tanto, non facciamo scherzi ragazzi, c'è bisogno di tutti per il prossimo turno. L'Italia vola ai quarti di finale, è tra le migliori 8 d'Europa, e vi ricordo, il 7° posto è sufficiente per il preolimpico, ma in questo momento bisogna guardare avanti e non guardarsi indietro, soprattutto per come sta interpretando il campionato europeo nelle ultime partite l'Italia, davvero con grande sicurezza, grande fiducia, grande attenzione, grande concentrazione, capacità di applicarsi e di svolgere il piano partita. Adesso è facile dire, però Israele non è tutta questa gran cosa, vero, però lo si può dire adesso, e soprattutto lo si può dire perché l'Italia è stata bravissima per applicazione e per concentrazione nel dimostrarlo, non ha concesso niente, ha speculato su ogni, in senso positivo, su ogni superiorità in ogni momento della partita, davvero molto bravi, da squadra molto, molto matura. Assolutamente molto matura, 3 minuti e 30 secondi. C'è un altro giocatore secondo me per cui questa partita emana dal cielo, ed è Danilo Gallinari, che non ha dovuto mandare in fuori giri il motore dopo gli straordinari di Berlino. Il giorno di riposo, un altro giorno di riposo, questa partita in cui è andato con le marce basse, questa sì che è una gran notizia per lui e per l'Italia. Ci sono 2 giorni, poi tra questa partita e i quarti di finale, e scopriremo dopo nella partita seguente contro chi, o Lituania o Georgia, però ripeto, venga chi vuole, la fiducia con cui l'Italia esce da questa partita è notevole. Quarti di finale che si giocano qui a Lille, l'Italia giocherà il secondo quarto di finale contro la vincente della partita di cui vi ha appena parlato Davide Pessina, a centrare a Kadir contro Cusin, tocca Gentile, trova la palla Dawson, un tiro sbagliato, controllo di Della Valle, grande astuzia al volo per Ale Gentile, partita che se n'è andata da parecchio. Era molto, ma molto, ma molto più insidiosa di come l'abbia fatta apparire l'Italia con la sua preparazione, con la sua prontezza. Gentile ha salito da Kadir, fallo subito, è un fallo subito, ogni tanto può anche prenderlo, è solo il 9°, aspettiamo la fine della partita. Almeno 10, perché sennò che siamo venuti a fare. Però giustamente per certi versi gli arbitri adesso fischiano quando è strettamente necessario, c'erano stati 2 o 3 contatti prima che hanno lasciato correre, in qualche modo è giusto accompagnare questa partita verso la sua fine naturale. Segna Gentile, sono 26 in 29 minuti, con lui in campo è più 30 Italia, è tra i primi 10 realizzatori di Eurobasket prima di questa partita, adesso è decisamente tra i primi 10 realizzatori. Questi 27, se non sono una laurea, beh,
diciamo, se non sono un dottorato, sono una laurea pesante. Posso dire che mi ha colpito quasi di più la difesa. Ha marcato Omar Kaspi, Omri Kaspi, uno dei giocatori più pericolosi di Israele, uno dei più pericolosi di questo europeo, lunga militanza e onorata in NBA. L'ha costretto a 8 punti, 3 su 9 al tiro, ha cambiato su ogni giocatore sul campo e l'ha tenuto con straordinaria applicazione. Bravissimo davvero Alessandro. Posso dire che l'hai detto proprio come lo direbbe Carlo Della Valle, come in piemontese mi è venuto, ma è scappato. Fascia centrale per Mekel, vola Erpolonara, riparte il figlio di Carlo, palleggio in esitazione, attacca Kadir. Per un esordiente anche lui non è male, come malizia, è proprio una bella Italia e adesso ci si comincia a divertire. Non è finito il divertimento, sta per cominciare. Anche perché davvero arrivano le partite succose, le partite dove non hai tutto da perdere come in questa, dove appunto il divario teoricamente devi dimostrarlo, però è tutto a tuo favore. La prossima sarà la Lituania e la Georgia, che hanno fatto un grande europeo finora, e soprattutto poi dovesse, ma non andiamo troppo oltre, ma ci pensi, andare oltre l'Italia, poi si arriva alla semifinale e allora lì sì che sono quelle che vuoi giocare, quelle che hai gusto a giocare, quelle che vuoi giocare da quando sei ragazzino. Impossibile non pensarci, 80-50, rotondo in punteggio, intercetto di Cousin che non ha proprio il fisico del cornerback o della safety, però si muove a quel tipo di velocità. 50 di Israele, 37% dal campo. Ovvio, i giocatori di Edelstein ci hanno messo del loro, ci mancherebbe, però anche la difesa azzurra ci ha messo del suo. E Cincerini adesso prende fiducia, tiro però un po' piatto, rimbalzo di Aradori, da Aradori, per rimbalzino di Aradori sulla sirena per esempio del secondo quarto. Quelle sono quelle piccole cose che ti mettono la partita sul binario giusto. Ecco, poi se gli avversari sono un attimo giù di giri, aiuta anche quello, ma l'Italia si è aiutata. Li ha mandati loro giù di giri, non è che sono andati giù da soli. E quei rimbalzini verso la fine della partita con la Germania di Aradori, quella capacità di andare a rimbalzo d'attacco soprattutto sulla linea di fondo di Aradori, è una cosa importantissima nel suo gioco e soprattutto per questo cammino dell'Italia. Bravo Medeo Della Valle nella condizione di Danilo Gallinari, c'è anche Marco Bellinelli, 23 minuti e lui che ha quel problema all'inguine avrà ancora maggior giovamento da questa partita non di straordinari, una partita che è andata così anche perché i primi due palloni che ha toccato Bellinelli, boom boom, come Mancini, 6 punti e via andare. Partito benissimo Bargnani, poi purtroppo si è fortunato, ha preso il testimone poi Bellinelli e dal secondo quarto in poi Alessandro Gentile, e questa è un po' la caratteristica dell'Italia dall'inizio dell'europeo, la capacità di cambiare protagonista offensivo a seconda delle necessità e dei momenti della partita, è una cosa che dà molti, molti meno punti di riferimento agli avversari. Polonara lascia lì Eliao, non si sa pensando a quale tipo di cambio, ma non si può neppure parlare di errore. Passeggia Cicciarini in questo finale, certo le emozioni di Italia-Germania sono insostituibili, però vi assicuro che tutto lo staff azzurro è molto contento di annoiarsi in questi ultimi minuti. Della Valle da distanza siderale, bel rimbalzo di Polonara, poi la palla presa dagli azzurri, ultimo possesso di questo Eurobasket per Israele, prende il tiro Kadir, lo sbaglia, Israele finirà a quota 52, l'Italia vince di 30 punti, accede ai quarti di finale, come minimo il preolimpico è più vicino, la zona medaglie è a 40 minuti di distanza, si gioca davvero in questa settimana francese con un'Italia che prosegue il suo sogno. E l'esultanza giustamente molto contenuta, questa squadra sa che può fare di più, che può andare avanti, questa è una tappa del percorso, ovviamente non la fine. E l'Italia vince con il 41% dal campo, non facendo i 63 punti del secondo tempo contro la Spagna, non facendo i canestri del supplementare contro la Germania, vince di sostanza tirando 30 volte da 3 contro le 8 degli avversari. E diamo a Cesare quel che è di Cesare, la partita preparata dallo staff tecnico azzurro al completo era sul foglio, sullo scouting report dato ai giocatori esattamente come si è vista qui sul parquet.
telecomandate. Preparata benissimo, eseguita altrettanto bene, prestazione perfetta. L'avversario forse ne è uno dei più insidiosi, però è il modo migliore per prepararsi alle sfide che saliranno di livello, alle sfide che alzeranno l'asticella, alle sfide che porteranno davvero, alle sfide che conteranno. 27 punti per un Alessandro Gentile devastante, con 9 falli subiti, 9 su 11 ai liberi, 14 già citati di Bellinelli. L'infortunio di Bargnani, l'unica piccola macchia in una giornata perfetta per l'azzurro. Speriamo che torni il mago. Gli azzurri tornano di sicuro, giocheranno il secondo quarto di finale del secondo giorno del programma dei quarti. Israele battuta 82 a 52, si va avanti a Lille con gli azzurri, si va avanti a partire dallo studio sul 203 di Sky Sport. È tutto solo per questa partita, dalle Stade Pierre Mauroy anche per Davide Pessina, con un saluto e un ringraziamento da Flavio Tranquillo.